Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata in cui parleremo del momento che stiamo vivendo con l'avvicinarsi del Natale sotto l'aspetto del commercio. È un termometro, è uno strumento, un indicatore importante questo periodo perché ci fa capire come vanno le cose, come si riesce comunque ad affrontare il momento di crisi, il momento difficile che comunque sta vivendo la città, al di là della situazione Ilva. Lo facciamo in casa di Confcommercio Taranto e i nostri termometri saranno appunto Giuseppe Spadafino. Lui è il presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto e Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio con delega appunto al commercio. Buonasera. Quindi abbiamo visto, grazie al cielo, una città completamente illuminata. Certamente non sono le luci ad arricchire, a gonfiare le tasche, perché le difficoltà economiche ci sono, però è anche giusto che una città cerchi di farsi bella, e Taranto è bella. È giusto che queste luminarie di fatto creano una maggiore attrattiva, perché poi il turista, quando viene a Taranto, una cosa è vedere un quadro desolato e avvilente, come lo abbiamo avuto qualche anno fa, come l'abbiamo avuto l'anno scorso, è una cosa è vedere una città, io dico, imbandierata, no? Tra virgolette. Fermo restando che però, come si suol dire, non è tutto oro quello che luccica, perché se noi pensassimo che le luminarie risolvono tutti i problemi economici di questa città, saremmo dei poveri illusi, ma credo che nessuno ragioni in questi termini. E allora, partiamo proprio dal quartiere, no? dalla vita di tutti i giorni, da via Liguria e vie limitrofe, ma dico via Liguria per dire, perché via Liguria chiaramente è la via capofila di Italia Montegranaro, ma non c'è solo via Liguria. E allora, Spadafino, una serie di iniziative, avete realizzato un cartellone di eventi, ecco, vedete lì, abbiamo anche voluto mettere sul nostro treppiedi la locandina recante appunto tutti gli eventi che ci saranno, e quindi già se ne sono consumati alcuni, il 6, l'8, il 10, ma quelli che ancora possiamo goderci sono quelli del 17, del 21, del 22, del 24. E allora, Spadafino, un quartiere che vuol rinascere, un'azione sinergica evidentemente tra i privati, tra i commercianti e l'amministrazione comunale. È cambiata qualcosa evidentemente, con un rapporto ridisegnato con l'ente civico? Devo dire di sì, perché oggettivamente uno dei punti diciamo che ci hanno un po' più confortato sono stati quelli che noi siamo stati chiamati a fine agosto per quello che poteva essere un dialogo con l'amministrazione, proprio per programmare quelli che erano gli eventi di Natale. Ma questo perché? Perché il Natale rappresentava la prima tappa per poter dare entusiasmo alla città, ai quartieri, e quindi si è subito compreso che da lì bisognava partire. Quindi siamo partiti dagli inizi di settembre operativamente, l'amministrazione ha convocato le associazioni di categoria e lì su quei tavoli si è provato a condividere dei percorsi che appunto dessero entusiasmo, finalmente ottimismo. Si è mossi per tempo, due o tre mesi prima, ragionando su un discorso di programmazione, come è giusto che si faccia. Chiaramente l'amministrazione si era appena insediata, quindi questa per noi è stata un primo test per valutare quello che poteva essere l'interlocuzione fra l'amministrazione, le associazioni, quindi le parti e gli stakeholder. Ora, il tema qual è? È che appunto in virtù di questo processo che è iniziato, secondo me nei tempi giusti, chiaramente con i problemi che si affrontano quotidianamente, si sono fatti una serie di tavoli che sicuramente verranno perfezionati con l'andare del tempo, anche in virtù di processi nuovi che avremo,
Però devo dire oggi che per quello che è un risultato, un primo risultato, ritengo che questo primo test abbia degli aspetti notevolmente positivi. E mi dicevi le luci. Le luci rappresentano non solo Italia Montegranaro, non solo Italia Montegranaro, è chiaro, il bordo, parliamo il centro. Certamente, certamente proveremo l'anno prossimo a fare di più, perché così come si diceva, adesso gli assi sono stati illuminati, gli assi principali, le vie commerciali, quelle che hanno un po' più di forza. Noi siamo per un'idea, quella del, questo lo proporremo, lo abbiamo già proposto, ma proveremo a proporlo nei prossimi anni, quello del cofinanziamento. Cosa proviamo a dire? Le vie commerciali, quelle che, cioè bisogna stimolare i commercianti, i cittadini ad essere partecipi in quelli che sono i processi di sviluppo, di ottimismo che la città stessa deve avere. E noi riteniamo che le nostre attività non finiscono all'uscio del nostro negozio, ma vanno fuori. Quindi devo dire che il quartiere, in un progetto che ci vede uniti per il quartiere, appunto un progetto che è partito con le iniziative del Natale, che non si fermerà alle iniziative di Natale, vede un bel po' di commercianti. La cosa che veramente ci ha confortato è che il numero dei commercianti che hanno aderito quest'anno all'iniziativa, siamo oltre 90 commercianti, per quella che è il mio quartiere, però probabilmente il Presidente Mosca potrà dare i numeri per quelli che sono gli altri quartieri, ma devo dire che per essere stato il primo test con questa nuova amministrazione, i numeri sono stati veramente soddisfacenti. Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio Taranto, con delega appunto al commercio. E allora, Mosca, il ruolo di Confcommercio, Spadafino ha parlato di cofinanziamento, Confcommercio ci ha messo del suo. Infatti Confcommercio lo ha fatto come dire, si è messa in campo, si è messa in gioco con i fatti. Questo lo dico io, non voi. Altre associazioni si limitano alle dichiarazioni di intenti. Una cosa sono le belle parole e una cosa sono i fatti. Confcommercio ha cofinanziato, ha contribuito, i commercianti ovviamente, all'iniziativa. A noi piaceva l'idea di partire in grande anticipo su quello che poteva essere il ragionamento del Natale, e portando sul tavolo, un tavolo dove partecipavano diverse associazioni, non solo la nostra, e condividere dei progetti. Diciamo che poi ci si rende conto che quando tu dietro c'hai una squadra affiatata come la nostra, una squadra che bene o male ha sempre fatto qualcosa, sempre con il ragionamento di copartecipare, cofinanziare. Cofinanziare significa che quando in un ragionamento si arriva a decidere un qualcosa, una cosa la mettiamo noi e una cosa la deve mettere, diciamo, la parte. Esattamente. Altre organizzazioni probabilmente non sono mai riuscite a fare cose come queste, perché forse per la prima volta vedevano un ragionamento diverso da quello che magari loro forse non l'hanno mai fatto, non l'hanno mai considerato. Noi quest'anno per la prima volta abbiamo voluto partecipare a questi numerosi tavoli, perché partire dal 23 agosto e arrivare al 20, al 21 di novembre a ridosso di Santa Cecilia, dove praticamente molte cose ancora non erano delineate per via di alcuni che volevano spostare parte del loro interesse su delle zone che, se mi permetti, non riuscivano a dare o a esprimere quello che è l'aspetto del Natale sotto anche la visione di un commercio, no? Parlare delle vie commerciali più importanti significa lanciare un segnale e partire da un punto, anche perché quando si hanno poche disponibilità non è facile riuscire ad accontentare tutti, bisogna purtroppo riconoscere delle strade prioritarie e delle strade secondarie. Anche a noi sarebbe piaciuto illuminare l'intera città, ma non è facile, specialmente quando si vuole fare
i conti con le tasche degli altri. Certo. Quando si parla di cofinanziamento significa andare dai singoli commercianti e quindi riuscire a raccogliere con quel piccolo contributo che ogni commerciante col proprio, come dire, con la propria difficoltà comunque cerca di condividere. Noi, in effetti, sempre partendo da quel ragionamento del tavolo, comunque abbiamo voluto fare il nostro. Il nostro significa che, così come ha fatto il Comitato di Spadafino per quanto riguarda Italia Montegranaro, così come ha fatto il Presidente Fanelli su Solito Comissia, così come ha fatto il Presidente Cafiero del Borgo, e così come ha fatto come sorpresa anche l'altro presidente Allegretti dei Tamburi, che nonostante con tantissime difficoltà è riuscito a raccogliere qualcosa di soldi, quindi abbastanza semplice quando dobbiamo a volte capire che comunque ci sono dei costi per fare anche lì qualcosa. Senza soldi non si cantano messe. Esattamente. No? Chiaramente non dimenticando anche Civitavecchia, dove abbiamo Mimmo Bisignano, altro nostro referente. Questo per dire, noi siamo ramificati quando parliamo della città, e potremmo non parlare solo della città, perché noi, coprendo bene tutta la provincia, abbiamo fatto vedere che abbiamo seguito gli eventi su Manduria, su Martina, su altre zone, che sono tutti comuni limitrofi praticamente. Questo per far capire che noi ci teniamo affinché questi eventi possano dare una mano, una piccola mano, a far sì che gli stessi utenti finali possano essere spronati all'acquisto. Ok. Ritorniamo da Spadafino. Vogliamo un po' parlare di questi eventi, proprio entrare nel merito. Ecco, noi abbiamo qui una locandina, la prego il nostro amico cameraman di riprenderla. Ecco, delle originalità si vede nella locandina, ovviamente non poteva essere diversamente, il volto di Babbo Natale, anche attrazioni per i più piccoli. Dici, parliamo un po' di qualcuno di questi eventi. Proprio in virtù di quei tavoli, devo dire che poi l'assessore alle attività produttive della Tilger ci ha fatto la grande sorpresa di comunicarci che proprio agli inizi, alla metà novembre, non si sapeva ancora, non avevamo ancora definito quello che poteva essere il percorso. L'amministrazione comunale, attraverso l'assessore Tiga, ci ha comunicato che le luminarie, per quelle che potevano essere le possibilità del momento, quindi per quelle che potevano essere le vie commerciali, con l'impegno l'anno prossimo, questo lo abbiamo discusso, di poter allargare su altre vie, andando appunto a governare questo processo del cofinanziamento, ci ha fatto la grande sorpresa di metterci le luci, quindi di finanziare le luci per la città. Quindi per noi è stato un senso di, si era parlato di eventi, si era parlato di luci, si era parlato di chi fa che cosa. A quel punto ci siamo sentiti in dovere, al di là di comunque eventi che l'amministrazione comunale ha messo in programma, di dover studiarcene di nostri e quindi provare a diventare protagonisti anche noi in un processo di condivisione di percorsi per questo ottimismo che la città deve recuperare, perché dobbiamo uscire da questa logica del discorso del pessimismo. Ognuno di noi deve fare chi può. Attenzione, qui nessuno pretende che tutti. La grande sorpresa di Italia Montegranaro sono stati gli oltre 90 punti vendita che hanno aderito. Attenzione, lo voglio ricordare, dopo la negatività dell'anno scorso, dopo il buio dell'anno scorso, dopo la grande, brutta esperienza dell'anno scorso, che probabilmente ha portato degli strascichi alla stessa via. Attenzione, poi è chiaro che ci sono dei processi che portano a delle situazioni che non sono solo gli eventi sono un pezzettino di quella che è un'interlocuzione con l'amministrazione, ma se questo test che abbiamo generato ha portato questi frutti, io sono confortato dall'idea che l'interlocuzione non può far altro che migliorare se ognuno si rende protagonista facendo quello che può.
Io allora, con l'aiuto del cameraman, mi sposto vicino alla lavagnetta e sì, voglio proprio menzionare, anche perché da lontano sì. non ci vedo e penso neanche lei, spadafino, sì. io mi sposto un attimo. Sì, sono tutti eventi, ecco, hanno una caratteristica. Taranto, quartiere Italia, Montecanaro, si è partiti il 3 dicembre di domenica. Con la si è partiti il 22 novembre con la banda tradizionali, pettole sul quartiere, quello i bar hanno fatto delle pettole. Voglio specificare una cosa che è importante dire prima che di elencare le date. C'è un problema, noi di Italia Montegranaro, come via Cesare Battisti o come altre zone, quindi strade commerciali che avevano una facilità di chiusura al traffico, soprattutto nelle giornate di domenica, chiudevano le isole pedonali e quindi c'era un attraversamento e gli eventi diventavano un po' più importanti. Abbiamo dovuto rimodulare questo processo, perché? Perché con le norme sull'antiterrorismo, quindi le nuove norme, non è più possibile chiudere, cioè dovremmo chiudere le vie al traffico con abbiamo dei costi visto quelle immani, barriere che si e quindi ci siamo studiati degli eventi mirati sempre ai bambini per lo più, che siano simpatici e che soprattutto siano itineranti per dare appunto pari dignità a tutti i contribuenti. Leggiamolo insieme, il 3 dicembre di domenica si è tenuto l'evento Slitta di Babbo Natale, gli Elfi, Capitan America e Iron Man. 6 dicembre di mercoledì, Calessino di Natale, Babbo Natale, gli Elfi, Frozen Show, il mago. L'8 dell'Immacolata 4x4 Street Band, le mascotte, e poi 10 dicembre domenica Slitta di Babbo Natale, gli Elfi, le mascotte, una replica, e poi vediamo 17 dicembre, quindi potremo 21. Gustarcelo, 17 dicembre domenica Slitta di Babbo Natale, i suoi Elfi, la Bella e la Bestia Show, le mascotte itineranti, 21 giovedì Calessino di Natale, Babbo Natale e gli Elfi, le mascotte, 22 dicembre, venerdì, quindi ci avviciniamo, ci appropinquiamo al Natale, Calessino di Natale, Babbo Natale gli Elfi, mascotte itineranti, spettacolo dei clown. 24, la vigilia, vedete già Babbo Natale con i regali in mano, Calessino di Natale, Babbo Natale gli Elfi, le principesse Disney Show, dalle ore 11. Dottor Abbate, quindi, va detto, va fatto in virtù di questo calendario abbastanza corposo, va detto una cosa importante: molte volte attribuiscono questi nostri calendari in una concorrenza verso la grossa distribuzione, cosa vera, ma va detto anche che i vari quartieri entrano in una concorrenza positiva fra loro, naturale, dove, così come si è detto, chiaramente io provo a tirare clientela. E speriamo di tirarne dalla provincia, perché l'obiettivo poi generale di tutti, ampliare, che noi siamo molto affiatati, voglio dire, i presidenti che prima ha menzionato il presidente Mosca, in virtù proprio di un processo di condivisione di percorsi, c'è una gara e una condivisione di quelle dove addirittura alcune date le spostiamo proprio perché l'utenza possa vivere le strade del commercio. Mosca, sappiamo il momento dai confetti ai difetti, si dovrebbe dire, no? Sappiamo il momento che vive la città, le difficoltà soprattutto per i commercianti. E allora c'è uno strumento di sostegno alle imprese che è costituito appunto da Cofidi. Le imprese hanno il loro sostegno economico, possono avere prestiti, possono fare investimenti, perché c'è un organismo che li tutela, che garantisce le imprese, che è Cofidi. Anche parliamo dei brillanti risultati ottenuti da Cofidi a livello regionale. Cioè, voglio dire, in un momento difficile come quello che vive l'economia ionica e i sacrifici enormi che fanno i commercianti, c'è questa struttura che cerca di sorreggere questi sforzi. In effetti la Cofidi nasce, diciamo, molto tempo dietro con la famosa società di garanzia, poi trasformata tramite una fusione con una struttura sempre di Confcommercio di Foggia, uscendo con la Cofidi Confcommercio Puglia. È una realtà che guarda tutta la Puglia, per cui questa novità era proprio per essere vicini
non solo magari in una zona circoscritta che poteva essere solo la città di Taranto, ma guardare tutta la Puglia. Premesso questa cosa qui, noi comunque stiamo dando degli ottimi sostegni alle nostre imprese che oggi vogliono arrivare con investimenti che sono l'innovazione, che sono tutta una serie di operazioni che servono a migliorare la propria azienda, con avere addirittura non solo una garanzia che viene offerta, che garantisce l'80% dell'operazione, ma anche con il titolo secondo riuscire a non, come dire, a non pagare quegli interessi che ci ritornano un attimino, ci stornano praticamente con il titolo secondo la Regione Puglia. Queste operazioni consentono di dare una grossa mano effettiva, tenendo presente che la nostra Cofidi è frutto ultimamente di un ulteriore vincitore di quello che perché ci siamo classificati al secondo posto sulle Cofidi presenti nella Regione Puglia. E quindi siamo stati beneficiari di ulteriori 8 milioni di euro che con il moltiplicatore 4 arriva a essere che noi possiamo aiutare le nostre imprese per addirittura 30 milioni di euro, importi importanti per cui noi possiamo finanziare, o meglio, possiamo garantire aziende da piccoli importi a importi anche importanti. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, poi cercheremo ancora, parleremo di una bella iniziativa di solidarietà che la delegazione di Italia Montegranaro ha coorganizzato, passatemi questa espressione, poi parleremo però anche di problematiche relative alla viabilità, parleremo anche di alcuni suggerimenti che si possono dare all'amministrazione comunale, parleremo di AMIU e di raccolta differenziata. Ma tutto questo subito dopo la fascia pubblicitaria. Non cambiate canale, restate con noi. Bene, rieccoci, seconda parte. C'ho il telefonino in mano, non perché ho la fidanzata al telefono, ancora non l'ho trovata, ma perché vogliamo parlare di una bella iniziativa di solidarietà che vede protagonista la delegazione di Italia Montegranaro. Infatti a Taranto, appunto, sabato 16 dicembre, con inizio alle ore 17, raccolta fondi per l'Associazione Italiana per la lotta alle PHTS. Di cosa si tratta? Ecco qui, ingrandiamo. È uno dei io non sono un medico, però PTN, che è la problematica relativa appunto alla patologia, è uno dei principali geni oncosoppressori del nostro corpo. Parliamo di una malattia che ha delle complicanze a livello immunologico. Quando non funziona a pieno ritmo, le cellule possono moltiplicarsi senza controllo per diventare formazioni tumorali, sia benigne che maligne. La principale preoccupazione clinica per le persone con PTHS riguarda l'alto rischio di patologie tumorali al seno, all'endometrio, alla tiroide, ai reni, al colon e il melanoma. Non esiste una cura per le malattie PHTS. Quindi c'è questa raccolta fondi che si terrà appunto il 16 dicembre di sabato presso il coffee shop Nero d'Oro, sito in via Ligurio, in Liguria 1E, e presso Sant'Amato in via Liguria 11A. Quindi cerchiamo di essere solidali, generosi, perché il senso del Natale è anche questo, aiutare chi soffre. Aiutare soprattutto chi è affetto da una patologia che sembra irrisolvibile, ed è davvero bello lo slogan "tutto è possibile nella vita, anche la realizzazione di un sogno". Quindi non solo un Natale di luci, paillette, lustrini, ma un Natale che badi al bene più prezioso, sì, che è quello della salute. In virtù proprio di questa raccolta legata alle iniziative, un gruppo di commercianti sollecitato, sensibile a questo problema,
ha manifestato agli altri la problematica, e devo dire che anche qui una bella risposta. Siamo ancora nella fase iniziale, però anche queste cose ci fanno veramente piacere, perché vedi che la risposta c'è e non si è insensibili ai problemi altrui. Spengo il telefonino, altrimenti, perché qui mi è stata mandata la locandina. Però, Spadafino, abbiamo parlato di cose belle, però io non posso essere Mister Salamelecchi, quello lo lascio ad altri soggetti televisivi e non. E il problema della viabilità, perché ora stiamo parlando, tutto bene, però per esempio via Liguria diventa un inferno. E si creano qualche macchina in doppia fila, e i chilometri e chilometri di coda, e la gente che impazzisce con i clacson. Una delle cause, la causa preponderante, qual è? Il maledetto cordolo. Non per ripetermi o per ripeterci, ma dobbiamo cercare un po' di, come dire, no? Asportare queste situazioni negative. Non sono tutte situazioni positive, dottor Abbate. Noi abbiamo una serie di problematiche che vanno affrontate e che proveremo a affrontare con l'amministrazione comunale, appunto con questa prima fase di test. Sicuramente quella del cordolo è stata una grande iattura, è stata una cosa che ancora oggi non accettiamo, ma purtroppo, facendosi un giro su via Liguria, vi potrete rendere conto che soprattutto nella fase iniziale un grande contraccolpo questa cosa l'ha avuta. E non solo in via Liguria. E non solo in via Liguria. Penso a via Cesare Battisti. Io parlo di via Liguria perché... In cui la doppia fila ormai... La stessa via Principio Amedeo. Riteniamo che quelle siano proprio delle barriere. È una persona che sta alla guida, a me capita tantissime volte... E devi stare attentissimo a non urtare la macchina che sta in doppia fila. Avevamo visto giusto. Il rimedio peggiore del male. Qualcuno pensava che noi fossimo contro la doppia fila, per la doppia fila, contro, diciamo, però noi siamo contro la doppia fila, noi siamo per l'ordine, però non è quello lo strumento. Quello è uno strumento che riteniamo abbia dato degrado alla città e abbia creato delle grandi problematiche a chi tutti i giorni apre la propria serranda, perché, e non solo a noi commercianti, perché io mi riferisco, lo vivo tutti i giorni, a chi deve portare, appunto deve caricare e scaricare, perché per quello che può sentirsi dire ci sono le piazzole di sosta, ma ci sono le strisce pedonali, vi dico che è quotidiana la caduta di qualcuno. Ora, qualcuno dirà che noi lo strumentalizziamo. No, se ci sono, abbiamo il coraggio. Ci sono i referti del pronto soccorso, appunto, ma al di là ci sono di questo, le ambulanze che arrivano. No, ma adesso qui non si vuole speculare su una cosa che ha dimostrato tutta la sua negatività ed è stata veramente una cosa che poi, secondo me va affrontata nei prossimi, subito dopo il Natale, è uno dei temi, quello della viabilità, anche perché c'è un grande problema. La pista, cioè la via a grande scorrimento diventa una pista. Io vorrei che voi con le vostre telecamere veniste lì un'oretta e io vi dimostro che passeranno delle moto che partono da via Romagna Grecia e gli incidenti che accadono da alcuni incroci sono anche brutti. Quindi anche un discorso di grande pericolosità visto il passeggio che abbiamo sui marciapiedi, perché questi bus che sfiorano le persone che in maniera anche, e speriamo lo siano sempre di più, importante, passeggiano sulla via. Poi in città sono stati anche creati dei cordoli fissi, sì. Non quelli mobili, quelli che si possono tutto sommato bypassare, ma quei cordoli pesanti ne stanno realizzando alcuni in via Tenisio. E lì si crea un problema enorme, perché nel momento in cui si dovesse realizzare, si dovesse verificarsi una situazione di ingorgo, un'ambulanza come passa? Infatti. Cioè l'ambulanza non può scavalcare. Noi abbiamo avuto e quando anche qualche autista si azzardasse, per ipotesi estrema, nella non potrebbe neanche farlo, perché immaginate questa barella col paziente sopra che sobbalzerebbe. E allora, voglio dire, a questo punto
io dico, cerchiamo invece di disciplinare l'uso dei vigili urbani, anche con un discorso educativo di multe, perché quando ci vuole, ci vuole. Io dico che con questa ecco, che probabilmente con l'anno nuovo avremo una delle unità, cosa quindi... che a volte può sembrare strana, che mentre noi inizialmente, quando si stava parlando in maniera prematura dei corduri, abbiamo provato più volte a parlare con l'amministrazione, un'amministrazione che era fatta da una parte che era la polizia urbana, dall'altra parte era l'AMAT, quindi c'era una serie di figure sedute al tavolo, no? Per capire quali erano le priorità. Priorità che cambiano. Un conto è parlare di Corso Umberto, una strada dove ci sono tre corsie, dove addirittura si può pensare alla presenza di un cordolo. Un conto è parlare di Viale Liguria, che ha una careggiata completamente diversa, dove diversi tecnici interessati da noi, più che altro per capire, no? Perché tu, quando vuoi proporre una soluzione, innanzitutto la si deve capire. Interpelli i tecnici che ci hanno spiegato che probabilmente su alcune strade, tipo Viale Liguria o per esempio un pezzo di Cesare Battisti, sono strade che non si possono proporre con il cordolo, ma ci sono i dissuasori, ci sono le telecamere, quindi se si vuole intervenire si può intervenire in maniera mirata, ottenendo probabilmente un risultato 10 volte superiore, senza andare a partire, cioè noi abbiamo sempre chiesto la condivisione, i tavoli servono a questo. Con questa nuova amministrazione stiamo vedendo che qualcosa si sta muovendo finalmente in maniera diversa. Molti commercianti si sentono abbandonati, hanno denunciato anche la scarsa illuminazione, al di là delle luminarie, no? Perché poi vengono meno le luminarie e passato il santo passa la festa. Qualcuno dice l'amministrazione questa, ma anche le precedenti, tutte queste disattenzioni dell'ente civico ci hanno portato in questa situazione. Probabilmente ci sono più concause, c'è stato il buio delle precedenti amministrazioni, questa amministrazione facciamola lavorare, vediamo cosa farà. C'è la congiuntura, ci sono una serie di, c'è il caso Ilva, forse ci sono tante situazioni, però sta di fatto che Via Liguria incomincia a soffrire. Sicuramente il problema non è quello del cordolo, solo quello del cordolo ha inciso pesantemente per una serie di processi, ha un po' rotto gli equilibri di quello che era appunto un equilibrio che si era creato nel quartiere. Io sono dell'idea che quando le cose funzionano, chiaramente le cose che hanno dei percorsi legali non debbano essere toccate. Ora il tema qual è? Sicuramente si sta vivendo un momento economico molto molto difficile. Noi abbiamo sentito le interviste, abbiamo visto le serrande di Via Liguria, ma se io solo vi dovessi portare a vedere quello che sta accadendo nelle vie limitrofe, la situazione sarebbe ancora peggiore. Quindi la nostra preoccupazione dov'è? Via Liguria ha sempre avuto questa capacità di rigenerarsi quando chiudeva un negozio, quando chiudeva una luce, subito copriva con un nuovo commerciante. Devo dire che nell'ultimo periodo siamo confortati, forse da gennaio qualcosa riparte in termini di occupazione, però mai Via Liguria ha avuto tante serrande chiuse. Parliamo di 18, quando siamo 18 andati a farci, serrande chiuse. Quando siamo andati a farci quel giro, sì. Io, quando lei mi ha detto e altri commercianti, ecco, vieni a Via Liguria, io inizialmente ho detto ma sì, ma che cosa vogliono, Via Liguria è una via felice, e io non immaginavo, quando ho visto con i miei occhi, perché poi bisogna constatare di persona, questa chiusa, sembrava la battaglia navale, quando si dice affondato, non immaginavo, e non bisogna sottovalutare, perché non stiamo parlando della botteguccia, dell'estrema periferia, del povero disgraziato, del truffaldino, stiamo parlando di attività che erano fiorenti. Assolutamente. E allora bisogna individuare il male. Sicuramente adesso, come si diceva prima, noi siamo partiti con un progetto che si chiama appunto Uniti per il quartiere ed è un progetto che ambisce ad avere un occhio su tutto il quartiere per quelle che sono le negatività, e speriamo in questa buona
interlocuzione con l'amministrazione comunale che dia delle risposte veloci. Parlava prima delle luci che erano basse su via Liguria, ma abbiamo proposto all'amministrazione di potare gli alberi e per incanto quella luce, cioè abbiamo avuto molto più luce perché quegli alberi erano così invasivi che coprivano le stesse insegne e non solo l'illuminazione pubblica, però alla denuncia di questo problema devo dire che l'amministrazione ha risposto e abbiamo avuto risultati. Mosca, si è detto, si è creato un dialogo costruttivo, ognuno considerando le rispettive posizioni, nel rispetto delle proprie posizioni, un dialogo tra amministrazione comunale e commercianti e Confcommercio. C'è questo bubbone dell'AMIU, parlo dei rifiuti, perché poi chiaramente il problema rifiuti Roma Docet incide tantissimo, incide sulle attività commerciali, perché pensate a un'attività di ristorazione, tu stai seduto a tavolino e ti trovi i cassonetti traboccanti o maleodoranti. Non parliamo di quello che diceva il buon Stefano la scorsa estate, non questa ma l'altra, in cui diceva sospendiamo la raccolta la domenica perché tanto chi sta a Taranto la domenica? Nessuno. La gente se ne va fuori, quindi va nelle ville, va a mare, in città stanno quattro gatti, come se il turista, quindi praticamente si diceva al turista non venire a Taranto perché i cassonetti trabocca. Immaginate un'attività commerciale, un ristorante che paga tanto, paga belle cifre per l'occupazione di solo pubblico e si sedevano i commensali con a fianco la munnezza. Lei mi ha colpito un'idea, parlando così nel dietro le quinte, c'erano dei suggerimenti che volevate dare come Confcommercio all'AMIU in ambito di raccolta differenziata. Di cosa si tratta? Beh, prima di partire con questo suggerimento volevo lanciare un inciso, quello che la città di Taranto paga quasi 5 volte in più di qualsiasi comune limitrofo. Stiamo parlando di differenze molto grosse, molto importanti. Lo posso fare anche personalmente, l'esempio quando io con una mia attività su San Giorgio e un'attività su Taranto, la differenza è 1 a 5. Sono veramente importanti, quindi avere l'attività in città, un'attività commerciale in città, significa pagare anche quel qualcosa in più legato solo alla raccolta differenziata. Partire con dei ragionamenti che anche qui ci sono stati tanti di quei tavoli dove si sono succedute delle figure all'interno anche della parte AMIU, il presidente Cangialosi, una delle ultime figure che in un certo senso stava delineando, che era un tecnico, che essendo tecnico, alta professionalità. Bravo, essendo tecnico, avendo avuto il tempo di capire qual era il problema, stava incominciando a raddrizzare quello che poteva essere. Sono cattivo, non lì. Stefano amava avere intorno i nani. Quando vedeva qualche professionista serio che poteva offuscarlo, a morte, via. È successo anche con Cangialosi, ripeto. Io e Cangialosi non abbiamo niente a che vedere, non mi ha mai dato nulla, anzi altre emittenti hanno beneficiato di spot dell'AMIU, la mia emittente, la mia realtà televisiva non ha beccato un centesimo, quindi posso parlare al di sopra delle parti. Cangialosi era un tecnico, è un tecnico di tutto rispetto. Con lui eravamo riusciti a capire cosa si poteva fare nell'immediatezza, perché la raccolta differenziata a volte ci sono dei tecnicismi piuttosto complicati e complessi, però proprio perché a volte uno ha un po' di esperienza, partire dalle cose semplici, dico sempre, che poteva essere la raccolta del cartone, un elemento pulito, immediato, che tu te lo vai a rivendere il giorno dopo, ti permetteva già di avere due benefici, uno di tenere una città un po' più pulita, perché quando tu dai l'ordine di come deve essere raccolto un rifiuto, dai dei punti di riferimento, avevi già un elemento di partenza. Qualcosa non ha funzionato, perché? Perché poi si parte con una bella idea ma non viene monitorata. Il monitoraggio di uno sviluppo, di un'idea, è una cosa fondamentale, perché altrimenti
tu vai a disperdere tutte le tue forze. E oggi, se noi dobbiamo pagare una incidenza della tassa di rifiuti, oggi la ce l'hai anche per un disservizio che magari non è svolto, diciamo, nella maniera giusta. Ok, bene. Ora ce ne andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte, perché voglio parlare con Spadafino della questione dello spostamento del mercato di Via Lucania e con Mosca, perché poi noi stiamo parlando di piccolo commercio, di commercio, ma poi ci sono delle strutture più importanti che sono propedeutiche alla crescita economica del territorio. Mi riferisco ai DURC, ai distretti urbani del commercio, ed è ormai vicina la formalizzazione della nascita di questi organismi. Ma tutto questo subito dopo gli spot pubblicitari. Bene. Ultima parte di Polifemo per quel che riguarda il Natale e Confcommercio. Riprendiamo il nostro discorso, la nostra chiacchierata con Giuseppe Spadafino, che è presidente della delegazione Italia-Montegranaro. Ricordiamo che siamo qui nella bella struttura di Confcommercio Taranto, che è la casa dei commercianti. E quindi anche simbolicamente, vedete, questa scenografia ci dà l'idea dei sacrifici, degli sforzi che Confcommercio realizza, e non è un qualcosa che riguarda solo gli iscritti, ma poi è una crescita per l'intera città. Allora, Spadafino, la questione dello spostamento del mercato di Via Lucania, inizialmente si è creata qualche perplessità, più di qualche perplessità, perché si diceva, ecco, se togliamo il mercato, la zona praticamente si depaupera, e quindi la presenza del mercato creava una certa energia, creava una movimentazione, per così dire, per quanto riguarda le attività. Viceversa, e quindi io vado a comprare la frutta, automaticamente mi fermo alla salumeria, mi fermo qui e mi fermo lì, e i negozi presenti appunto nelle vie limitrofe beneficiano di questa presenza del mercato. Viceversa, se il mercato scompare da lì, questo vuoto si avrà modo di riverberarsi sulle attività circostanti. Ora però il mercato, almeno stando ai quanto disposto dall'amministrazione, dove si sposta? Si sposta in via Emilia. Sì, c'è un progetto che vede il mercato nell'area del parcheggio di via Emilia, di via Emilia, all'angolo con via Campania, e il recupero dei posti auto in quella zona. Dove quindi la distanza non sarà grossa, no, rispetto al luogo in cui ora già c'è il mercato. Questa cosa ci conforta, perché giusto per meglio dire quello che ci dicevamo prima, mentre la via Liguria ha avuto un qualche contraccolpo in chiusure, il tratto di via Lucania, che appunto va da via Liguria al mercato stesso, con grande, grande sorpresa, vive un momento buono, con dei rinnovi di attività anche importanti. Si sono sorte varie attività. Lì non ci sono serrande chiuse, lì c'è la corsa, perché il quotidiano, il vissuto, il passeggio viene proprio motivato da quello che è l'area food, da quell'area del mercato, che se sradicata, se tolta da quell'area, sarebbe diventato un terremoto per tutta la via, sarebbe stato il colpo finale per quella che è una zona che sta cercando già comunque via Liguria presenta attività. Devo che dire chiude, che togliamo pure il mercato, come dicevamo prima, probabilmente da gennaio avremo delle buone notizie, ci aggiorneremo a gennaio per un'altra trasmissione, per poter fare magari fine gennaio, inizi di febbraio, per poter fare il punto, ma ho notizie che qualcosa di nuovo sta accadendo, qualcosa di importante sta accadendo, e quindi è importante che un'area di così in tale importanza, non solo per il commercio, ma per il quotidiano, per i servizi che vengono dati proprio al cittadino, quell'area, il fatto che si sposti di 50 metri non incide più di tanto. Ci preoccupava l'idea della
della scomparsa, spostata in aria. Ecco, questa sera, non l'ho detto all'inizio, lo dico ora, avevamo invitato anche altri rappresentanti delle attività commerciali di Italia Montegranaro, però sembra quasi una epidemia, sarà qualche virus influenzale, gastrointestinale, cioè sembrava proprio un bollettino di guerra. Sto male, ho la febbre, ho questo, ho quest'altro. Recupereremo. Però devo dire che abbiamo realizzato una trasmissione all'altezza di Polifemo e di Confcommercio. E allora a Mosca, dicevamo, ci sono delle strutture, delle realtà, degli organismi che poi hanno un ruolo fondamentale ai fini dell'esistenza dei piccoli e medi commercianti. Mi riferisco alla nascita dei DURC, ossia dei distretti urbani del commercio, questi organismi che vedono la compartecipazione di vari soggetti pubblici, non solo nel comune di Taranto, ma anche nei comuni della provincia, con una gettata d'occhio, chiamiamola così, con un'apertura futura anche un'apertura ai privati. Parliamo di questi distretti urbani del commercio, una azione sinergica tra i vari attori del territorio. Sì, in effetti noi ci siamo anche un po' sorpresi come a livello regionale, come associazione Confcommercio Taranto, siamo riusciti a far partire ben 11 DUC nella provincia di Taranto. Questo è un segnale veramente. Il 21 dicembre ci sarà la formalizzazione, la firma che sancirà la nascita di questo organismo. Del DUC di Taranto, ecco. Della città di Taranto, dove in quell'occasione finalmente andiamo a formalizzare l'organismo che ci potrà, con il suo insediamento, potrà far sì che cominci a camminare questa nuova figura, una figura che potrà guardare una serie di aspetti. Dalle diciamo cose quali sono i soggetti partecipi, protagonisti. I soggetti fondatori, diciamo così, sono innanzitutto il comune come elemento pubblico e due associazioni che sono Confcommercio e Confesercenti. Naturalmente, strada facendo, si potranno inserire anche altre figure, altre associazioni, naturalmente, che potranno condividere lo stesso percorso. La cosa che ci tengo tantissimo a sottolineare nell'importanza di questo nuovo strumento, che si potrà parlare condividendo degli elementi importanti che potranno essere dalla viabilità al marketing, agli eventi, all'urbanistica, tutti elementi che si vanno a racchiudere nell'interesse comune di una comunità che deve guardare questi aspetti a 360 gradi, dove noi, guardando anche altri esempi nazionali, dove in altre città nel nord Italia questi sistemi stanno funzionando e stanno funzionando benissimo, non dimenticando anche l'aspetto del cofinanziamento, perché, come abbiamo accennato nella parte iniziale della trasmissione, le cose non si possono fare guardando solo che il beneficio possa arrivare dal pubblico. Il pubblico, che sarebbe il comune, metterà un pezzo e noi delle associazioni metteremo un altro pezzo, ognuno per la propria parte, arrivando anche ad un ulteriore cofinanziamento regionale, statale, però il concetto del cofinanziamento è sempre la base per condividere percorsi e arrivare a ottenere dei risultati. Perfetto. Stiamo per congedarci, un'ultima battuta, Spadafino, ora più che mai è importante il momento dell'unità, sì. Non il giornale del PC, dell'ex PC, ma la necessità di stare uniti. Stare uniti innanzitutto tra i commercianti, ma un'unione di forze anche con chi ci governa a tutti i livelli. Assolutamente. Non è facile, anche perché Spadafino, questa è una città purtroppo in cui regna la zizzania, l'invidia, la gelosia. Se Confcommercio fa A
ma perché l'ha fatto? Se io metto sotto casa mia un alberello, ma dove vuole arrivare? Ma gatta ci cova. Questo purtroppo accade al sud e non in altre realtà del nord, dove si fa la concorrenza, no? C'è una gara positiva anche tra i vari quartieri. Vorremmo che questo ci fosse anche a Taranto. Ci dicevamo prima, noi abbiamo lanciato un progetto che si chiama Uniti per il quartiere e speriamo che questo progetto diventi su scala cittadina Uniti per la città, perché poi questa unità deve partire dal basso, per quello che noi commercianti, come abbiamo sempre fatto, vogliamo sentirci protagonisti del quotidiano e di quello che accade nel quartiere, ma in che cosa? In tutto quello che accade, per quelli che sono i processi di viabilità, per quelli che sono i processi di arredo urbano, per quelli che sono gli eventi, per quella che è la sicurezza. Noi siamo vigili nel nostro quartiere per quelli che sono i processi di sicurezza e lo siamo talmente tanto che molti cittadini si rivolgono a noi perché siamo controllori dei nostri pezzi di strada e siamo quelli che più di ogni altro si accorgono di movimenti strani, personaggi strani e quant'altro. Quindi Uniti per il quartiere vuole diventare Uniti per la città, io me lo auguro, perché come Italia Montegranaro sarà uno slogan che da gennaio partirà e di cui sentirete parlare, ma la cosa positiva è che proprio la settimana scorsa un gruppo di cittadini che vive il nostro quartiere ci ha avvicinato e vuole diventare protagonista per questo progetto, che non è solo un progetto legato al commercio. Sì, la cosa che ci tengo però a sottolineare, se mi permetti, è una questione legata al nostro impegno, che è un puro volontariato. Spesso veniamo tacciati che magari qualcuno ci dice: ma voi venite pagati, prendete uno stipendio? Noi non prendiamo niente, noi sacrifichiamo parte del nostro tempo alla famiglia, sacrifichiamo il nostro tempo anche delle nostre aziende, perché il nostro volontariato è un, come dire, un qualcosa di dare, per fare un qualcosa per la nostra città. Noi vogliamo far sì che ci si possa veramente rimboccare le maniche per dare tutti insieme una mano per la nostra città. E allora è il momento dei saluti. Una bella puntata. Devo dire che prima che vi fosse questa epidemia che ci ha annichilito gli altri ospiti, però devo dire che io ho detto: ah, siamo in due. Devo dire che quest'ora è volata, anzi, rischieremo di sforare, mi devo fermare. Sì. E non dico chiacchiere, perché poi è la pregnanza e la. Il significato, no? Degli argomenti, sì, il peso degli argomenti, sì. Penso che abbiamo sviscerato partendo dai livelli più bassi, quelli del quartiere, per arrivare ai massimi sistemi come possono essere i DURC. Cioè. Ringraziamo Giuseppe Spadafino, presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto, ringraziamo Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio Taranto con delega al commercio. Ora ce ne andiamo in pubblicità, a seguire, visto che è Natale, Polifemo vuol vivere il Natale, ci spostiamo in quel di Leporano, perché abbiamo abbiamo seguito uno dei tanti eventi organizzati dal comune di Leporano per quanto riguarda il Natale. Non c'è solo quindi l'estate leporanese e ci occupiamo appunto di una bellissima rassegna di cori parrocchiali. E chiaramente il Natale si esprime in musica e questi cori allietano i nostri cuori. Pubblicità e poi ci immergiamo nei cori natalizi in quel di Leporano. Non cambiate canale, restate con noi.